Francesco Messineo, commissario dell'autorità portuale di Marina di Carrara. Possiamo dire così ancora, commissario, perché ancora non c'è questa unione, questa sinergia, questa autorità di sistema. Sì, anche se ormai è alle porte, per cui aspettiamo che nel giro di qualche settimana la riforma venga finalmente, entri nella sua fase attuativa e che quindi l'autorità portuale di Marina di Carrara diventi parte della futura autorità di sistema del Mediterraneo orientale insieme alle altre 14 autorità di sistema previste in Italia. Una cosa che non mi riesce a capire, io che ho commissario presidente, così ce le mettiamo tutte e due, perché non mi riesce a capire è quando verrà questa, diciamo, sinergia fra due porti, ma cosa ci sarà da decidere anche? Subito così non si possono unire due porti, siete uniti da domani. No, ma i porti resteranno sempre delle infrastrutture dotate della loro organizzazione e di un'autonomia legata alle modalità operative di gestione del porti. Quella che sicuramente invece entrerà in funzione subito sarà un'unità di tipo amministrativo, quindi la governance, nel senso che è logico che tutte le decisioni di tipo amministrativo saranno ricondotte all'unica sede centrale dell'autorità di sistema portuale e quindi in questo senso nel caso specifico che riguarda il porto di Carrara ci sarà un'unica regia che riguarderà il porto di Spezia e il porto di Carrara. Questo probabilmente richiederà un po' di tempo, magari qualche mese, per avviare le nuove procedure di tipo amministrativo, ma sono convinto che invece sul medio termine e sul lungo termine ci siano sicuramente dei vantaggi legati al fatto che questo sistema portuale diventerà più forte, più competitivo, in grado di meglio reggere la concorrenza rispetto agli altri sistemi portuali europei. Senta Messineo, il ministro nel suo intervento in Confitarma ha detto che i porti italiani questo autonomismo competitivo lo disturba, se i porti italiani non collaborano non sono forti, ma come si possono mettere insieme? Mi sembra facilissimo. Beh, allora, probabilmente è necessario anche qua fare alcune distinzioni. Io sono una delle persone che sostiene che la concorrenza sia in generale un qualcosa di virtuoso e da cercare. La concorrenza spinge le imprese e chi opera in un settore competitivo a essere più bravo, a essere più economico, a offrire servizi migliori a condizioni più vantaggiose per gli utenti finali. Però il ministro è stato molto chiaro nel fare degli esempi concreti, se alla fine questa autonomia spinge porti anche molto vicini, ognuno a progettare uno sviluppo di tipo infrastrutturale a carico dello Stato che è verosimilmente poco utile se confrontato con sviluppi analoghi che vengono proposti nei veri porti, in termini più chiari, se ogni porto alla fine vuole realizzare grandi banchine per aggredire lo stesso tipo di traffico e non c'è spazio per tutte queste nuove infrastrutture, ma attenzione, il costo resta a carico dei cittadini, ecco, probabilmente in questo senso è utile che i porti comincino a ragionare insieme e che elaborino delle strategie comuni. Quindi io distinguerei il livello della pianificazione che doverosamente deve essere a livello nazionale, con quella poi della gestione ordinaria dei porti, dove invece probabilmente la concorrenza tra operatori continuerà ad essere il principale motore che renderà e manterrà efficienti i porti italiani rispetto agli utenti italiani, ma soprattutto rispetto al mercato europeo.